qualcuno mi ha proposto di cambiare spazio, di andare altrove, per esempio al Palazzo Reale, dove lo spazio è più grande e non c'è la possibilità da parte della polizia di bloccare come siamo bloccati in questo momento. E personalmente io ho detto sarebbe uno sbaglio enorme. C'erano dei ragazzi vicino a noi che hanno detto è vero, noi di qua non dobbiamo muoverci, dobbiamo continuare la lotta qua, perché è il centro vitale del nostro discorso. La gente viene a cercarsi qua, anche se adesso ci sono delle transelle immaginarie, fra poco cominceranno ad aprirsi. E dobbiamo anche capire un fatto: perché è importante rimanere qua? Perché in questo momento il potere costituito è nel casino totale, vive in una chiave di terrore incredibile, sono nella merda, come si dice in gergo. Bravo! Perché sentono che il loro tempo sta passando, che sono in una situazione per cui un botto di vento li butta per terra e non esistono più, uno tsunami diventa per loro, non saranno più nessuno. E allora questo fa sì che si realizzino dei gesti così imbecilli, come quelli di liberare, la chiamano liberare, liberare una torre per poi farne che cosa? Niente, lasciarla vuota e inutile, morta come lo è adesso in questo momento di noi, che voi non ci siete più. Allora è nel loro disordine che voi dovete vedere, nella loro mancanza di intelligenza, di prospettiva, che dovete vedere la loro fine. Loro non sanno dove sbattere la testa ed è per questo che noi non dobbiamo mollare questa situazione e non spostarci di qua e di là, cercando dimensioni diverse e inutili. Qui, e sono d'accordo con tutti quelli che hanno detto all'inizio del nostro incontro che bisogna continuare, sereni, che siamo dentro il punto giusto, abbiamo scelto giusto, continuate così. Bravo.